Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo, in questi nuovi Popping Cooking. Allora, oggi ho deciso di fare due set di Popping Cooking perché sono Popping Cooking abbastanza semplici rispetto a quelli che facciamo di solito, e sono il set delle mele candite, comunque sono caramelle per intenderci, e poi il set delle banane condite. Questa cosa un po' mi terrorizza perché sono tipo appunto pezzi di banana. Comunque, iniziamo subito da questo. Come al solito vi lascio il link di dove, oddio, potete acquistare queste cose. Ok, non c'è più niente dentro, però non c'è neanche una forchettina. Ah no, ok, c'è questo dove infilzare le nostre mele candite. Quindi da una parte dobbiamo mettere questa specie di gelatina e dall'altra mettiamo gli zuccherini. Non scende. Non scende. Ok, vi fa un po' impressione. È un po', forse è un po' densa perché c'è freddo stamattina. Non vorrei dire una cavolata. E questa sa di mela verde, anche se è fucsia. Vabbè. E qui mettiamo le nostre palline. Ok, il popping cooking è pronto. E infatti è molto semplice. Quindi andiamo ad infilzare e assaggiamo subito. Sì, è molto, forse troppo densa, forse sì, non so se si nota, però è molto molto densa. Oh, però che figo. E poi qui. Vale, che carino. Ok, andiamo all'assaggio. Allora, all'interno della caramella è proprio così, io l'ho messa tutta in bocca. Allora, quella rosa, questa, è molto molto gommosa, la glassina è saporitissima e gli zuccherini appena si mette la caramella in bocca si sciolgono veramente subito. È molto 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 buono, e a questo popping cooking è abbastanza semplice, però diciamo che vorrei dare 5, però non è proprio un popping cooking perché non ci sono polvi da mischiare, quindi do 4 e mezzo. È veramente buono e ve lo consiglio. Come al solito vi lascio il link sotto dove poter acquistare questo popping cooking, anche perché vedo sempre che mi chiedete dove li acquisto, e se voi controllate ve li metto sempre giù. Ok, avremo questo, veramente io non lo so, però mi terrorizzano a morire. Oh mio Dio. Ok, io vi giuro, se non è una vera banana perché sarebbe data male, ma sono caramelle alla banana, io sono stata stupida a pensare una cosa del genere. E questo è il cioccolato già sciolto, fantastico, anche perché mi seccavo scioglierlo a bagnomaria. Quindi il nostro sosino, i nostri zuccherini, io potrei utilizzare questi perché sono uguali, infatti non li userò, e quindi andiamo a mettere questa bustina di cioccolato fuso. Vabbè, sarà crema al cioccolato ovviamente. Questa fa veramente impressione. Sembra una cosa che non vi posso dire, però mi sono fatta anche impressione, ve lo giuro. Cioè, guardatela bene. Ok, per distogliere questo pensiero giriamo e facciamo diventare una cremina, ok, così invitante. Ok. Ok, quello che devo fare è infilzare la banana. Vabbè, ormai la faccio con questo. Ok, ma forse sarà tipo Nutella. Sì, forse sì. Metterla qui dentro così, prendere gli zuccherini che sono gli stessi del di prima. Questa è la nostra banana candita, e adesso andiamo all'assaggio. Questo vince su questo. Personalmente, non so a voi, ma mi piace tantissimo l'accoppiamento banana e Nutella, cioccolato, qualsiasi, vabbè, cioccolato fondente al latte, qualsiasi. Sono caramelle alla banana,
Per cui a questo Popping Cooking do 5 meno, solamente perché è molto semplice ma è molto buono. Vabbè, vale come un 5. E fra i Popping Cooking delle mele candite, delle banane snack con la Nutella, ho preferito questo perché veramente sono buonissimi, costano veramente poco, perché potete trovarli a tipo 3 dollari o 1 euro e qualcosa su dei siti che ora vi metto, però veramente amo. E poi, anche se sono molto semplici, sono lo stesso divertenti. Sono tutti eccitati comunque. Ok, io sono rimasta molto soddisfatta da questi due set, non me l'aspettavo. Io spero che questo video di due Popping Cooking vi sia piaciuto. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!